sono partite questa mattina le riprese del cortometraggio firmato da Giovanni Giordano, Cornici di vita, un progetto imponente che pone al centro della sua attenzione la mancanza di comunicazione. Ci siamo concentrati maggiormente sulla mancanza di empatia fra le persone. Si vede che le persone, a causa di questa routine di tutti i giorni, si creano, diciamo, un mondo tutto suo. Loro ci vivono, sopravvivono, però la felicità è racchiusa in una bollina piccolina. Alla fine questa bolla non riesce, a causa di questa mancanza di empatia, a collidere con le altre di altre persone, ovvio. Quindi è vita quotidiana. Protagonista del corto, Carlo, interpretato da Vincenzo Soriano, rappresentante di una nota azienda di elettrodomestici, alle prese con una vita solo in apparenza tranquilla, cornice di una realtà alterata. È un rappresentante di questa azienda elettrodomestici, però alla fine bussa, però il lavoro poi è poco, perché chi ti manda a quel paese, chi ti accetta e poi... Non si compra niente, quindi è difficile. Forse uno dei primi ruoli che ho fatto in rappresentante, perché i miei ruoli sono stati sempre poliziotti, forse qualche volta il cattivo, ma il rappresentante era la prima volta di farlo. Devo dire la verità che fino adesso sta riuscendo bene. Qual è la caratteristica in cui ti riconosci maggiormente nell'interpretare questo personaggio? L'essere me stesso, perché io così sono un venditore di chiacchiere, un venditore di parole, e quindi chiaramente è il ruolo proprio che mi si addice. Ed è Andrea Roncato, nei panni di Diego Marini, la chiave di volta per Carlo. Da potenziale cliente, Diego lo aiuterà a prendere coscienza della sua vera vita. Credo che sia un personaggio in cui tutti ci possiamo riconoscere, nel senso che spesso lavoriamo per cercare di fare qualcosa, di fare soldi comunque, delle volte anche abbandonando i nostri sogni, perché i nostri sogni non ci porterebbero a creare, a portare a casa. Già c'è anche il problema della crisi, quindi si cerca di prendere tutto quello che si può, casomai accantonando i nostri sogni, perché in quel momento non ci renderebbero, e non ci accorgiamo che invece poi questo non è tutto nella vita, che ci ritroviamo sì a comprare gioielli per una donna che ami, ma ci dimentichiamo di dedicarle delle poesie, che secondo me è una filosofia di vita proprio, non solo per la donna che ami. Poi trascuriamo gli amici, trascuriamo la vita vera. Nel cast anche la cantautrice Daria Bitt, nei panni di Michela, moglie di Carlo, e Manuel Parlanti, interprete del film L'Oro di Scampia, nel ruolo di Paolo, figlio del protagonista. Thank you.